プレイに、僕の思いを込めるサッカーは自由だ、行くぞ Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo secondo video dedicato all'anniversario global di Captain Zubasa Dream Team, quarto anniversario global. Direi di aprire con eh, una notifica che un po' mi aspettavo, fortunatamente non, non sotto questo aspetto, non in questa modalità, ovvero il ritorno dell'evento L'Unione fa la forza. È un evento PvP. Sì, è un evento PvP, sono sostanzialmente partito online, non so se ve lo ricordavate come l'avevano strutturato nell'anniversario giapponese di giugno, un, un disastro, era giocatori europei contro giocatori sudamericani e l'avevano la, messo fuori in un periodo in cui erano usciti giocatori europei e basta, so, solo nuovi giocatori europei. Fu una specie di, di overkill, non ci fu partita praticamente, stravinsero le squadre, le squadre europee, ebbene la club ha voluto rendere quest'oggi, quest'oggi, venerdì prossimo, questo evento a tutti gli effetti inizierà venerdì prossimo, comunque ha voluto rendere le cose un po' più piccanti, ha deciso di fare un, un menage a trois, in questo caso tra formazioni di tipo resistenza, agilità e di tipo tecnico, o meglio, specifichiamo bene, noi dovremo scegliere una di queste tre fazioni, a seconda delle fazioni, della fazione che sceglieremo, i nostri giocatori del relativo colore avranno dei bonus. Non vuol dire che non potremo utilizzare giocatori di altri colori, semplicemente i giocatori degli altri colori non riceveranno suddetti bonus e risulteranno naturalmente più deboli. Se volete un consiglio proprio a bruciapelo, prendete il portiere più forte che avete e costruiteci una squadra attorno, detto proprio stringendo. Eh, periodo di iscrizione anticipata da 10 a 17, quindi noi abbiamo una settimana per decidere su quale formazione eh, iscriverci. A seconda della formazione che sceglieremo ci verranno date il regalo su dette divise, cioè questa divisa rossonera, questa divisa nero-azzurra e questa divisa nero-verde. Chiamiamole divisa del Milan, divisa dell'Inter e divisa Kawasaki Ninja. Non mi verrebbe un altro metodo per chiamarla, che è comunque anche abbastanza, abbastanza figa. Eh, particolarità di questo evento: come già detto, saranno partite eh, PVP, i tempi saranno da 30 minuti. Primo tempo 30 minuti, secondo tempo 30 minuti, niente supplementari, niente rigore. Livello delle tecniche S10 a 20, B40, C, B40 e C40. Abilità di squadra inattiva, abilità latenti attive. Quindi sostanzialmente, um, andranno bene solo i bond. Ecco, puntate ai bond o ai debuff se state mettendo su una buona formazione debuff. Eh, sarà da divertirsi perché è un evento comunque abbastanza leggero tra virgolette a me non era dispiaciuto in realtà l'evento di giugno in sé, il problema è che avevano cannato completamente la scelta, la scelta delle squadre poi mi sembra che per le ricompense bastava fare comunque 5 partite al giorno vincevi o perdevi, bene o male eh, qualcosina portavi a casa sempre tra le varie ricompense qua hanno messo anche delle dream ball gratuite e dei ticket gratuite, dei ticket per l'estrazione SSE le monete di katagiri e ticket di rimozione tecnica insomma è un evento che speriamo speriamo in questo caso essendo a, a tre speriamo che abbia un pochettino più successo rispetto a quello dell'anniversario giapponese altra notifica in arrivo lunedì i nuovi giocatori della Spagna in realtà sono tre ci sarebbe anche Rafael qua in mezzo che non, che non vedete, quindi Michael, Rafael e finalmente Puyol, o Payol come è chiamato nel gioco. Comunque sarebbe il buon Charles Puyol del Barcellona. Uh, Payol sarà di tipo agilità e sarà un giocatore scudo. Uh, Michael, se non mi ricordo male, dovrebbe essere di tipo. Non mi ricordo se è Michael di tipo resistenza e. E, e Rafael di tipo tecnico o Rafael di tipo resistenza e Michael di tipo tecnico. Ad ogni modo, dei tre sostanzialmente il migliore dovrebbe sulla carta essere Michael che ha quattro tecniche S. Ha già quattro tecniche S, potete usare lui, potete usarlo eventualmente per passare le sue tecniche ad altre versioni di Michael. Un consiglio appassionato, schippatelo proprio a piedi uniti questi banner, Michael e Rafael saranno debuff, ecco questo piccolo dettaglio mi era, eh, mi era sfuggito, perché dico di schipparlo? Perché non saranno giocatori limited, è una stazione nuovi giocatori, un debut transfer, sono giocatori della Spagna ma come vedete la maglietta non è ufficiale, ergo nel di una settimana, 10 giorni al massimo, questi giocatori verranno inseriti anche nei ticket SSR comuni e quindi secondo me in pieno anniversario, sinceramente, non vale la pena, poi saranno ottimi. Non sto dicendo che faranno schifo come giocatori, sicuramente saranno ottimi. Quello non lo metto in dubbio, però, come dicevo prima, andare a spendere Dremel in pieno anniversario per giocatori da ticket, ecco, magari anche no. Rafael beneficerà anche del consueto banner pay, che ormai è una prassi per questo genere di. Di Bannerini inizia invece quest'oggi la coppa del quarto anniversario del, per il rilascio mondiale dell'app. Potremmo chiamarla versione globale, avrebbero fatto un pochettino prima. Eh, caratteristiche della coppa: tecniche S30, 50, B60, C40. Finalmente non ci sono giocatori da potenziare a manetta. Abilità di squadra inattive, abilità latenti attive, quindi un po'. Un po' quello che ci capiterà con l'evento di settimana prossima. Tutto sommato, effetto club inattivi, limitazione di posizione dei giocatori, bonus effetto formazione, eccetera, eccetera. Il solito limite massimo di 20 partite. Eh, potrebbe essere una coppa interessante per provare delle formazioni inedite. Tipo se state costruendo una debuff ma non ve la sentite di giocarvela direttamente in rango, magari buttatecela dentro in questa coppa e vedete un pochettino come va. E se 30 è a 50, tutto sommato, non sarebbe neanche un esborso così... Considerevole di palle nere, certo. A meno che non dobbiate farvi tutta la squadra, se dovete fare tutta la squadra, ok, anche no, felice arrivo anch'io. Eh, vale lo stesso consiglio, come vi dicevo prima, per l'evento di settimana prossima, ovvero puntate soprattutto ai bond o, o, al, o al debuff eh, in base alle vostre esigenze. Regalo per l'accesso, durante questo periodo, Quest oggi ci hanno regalato eh, questo nuovo Tsubasa baulato con la maglietta. Questa è una maglietta dell'Adidas ufficiale, è la maglietta celebrativa per i cent'anni eh, della, della fondazione della federazione calcistica giapponese. C'è veramente questa maglia, tra le altre cose. A molti non piace, a me devo dire la verità, piace un botto. Ha un effetto vintage che è veramente clamoroso. Però, oh, ragazzi, quello è. A, a, a ognuno i suoi gusti. Eh, ci hanno dato sia la divisa della nazionale che la divisa del portiere. Divisa in casa nazionale e divisa del portiere. Divisa di riserva, sinceramente non credo che l'abbiano fatto perché maglie celebrative non penso che facciano anche le maglie di riserva celebrative. Eh, qualcuno ha detto che eh, potevano regalare qualcosina di più. Ah ragazzi, siamo al 10 di dicembre e in questi 10 giorni eh, non è che ci hanno, che ci hanno regalato proprio, proprio poco poco. Eh, a proposito di regali, che non, è, non vedo nelle notifiche. Lunedì dovrebbero arrivare anche le ricompense del Dream Bingo. Ebbene sì ragazze, siamo riusciti quest'anno veramente a fare tutte le missioni che ci erano state richieste quindi ci porteremo a casa 100 palle nere 10 ticket ssr e no che 100 palle nere le palle nere manco le ho contate sono un disastro dovrebbero essere 100 dream ball non so quante palle nere e 10 ticket ssr eh, negli ultimi giorni c'era un po' di pessimismo dovuto al fatto che fino all'altro ieri mancavano mancavano tre missioni una era quella del, dei like su facebook una era quella dei login giornalieri l'altra era quella dei eh, delle, delle partite di serie, del raggiungimento di 2 milioni di partite di serie in particolar modo su queste ultime, sui 2 milioni di partite di serie ho, ho letto tantissima gente su Discord, sulla pagina proprio della club che si lamentava ritenendole un obiettivo impossibile perché sono solo 3, 3 partite al giorno io lo, lo sapete perché l'ho scritto anche su, su Telegram e da altre parti ero molto 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 tranquillo sul fatto che alla fine saremmo comodamente riusciti a completare tutte le missioni Oh, dicevo, tornando alle notifiche, mh, doppia notifica in questo caso, quella del Super Dream Collection, Super Dream Collection che arriva senza la Super Mini Dream Collection, il che porterebbe a pensare che a fine mese non ci sia un Super Mini Dream Fest, potrebbe esserci in realtà, potrebbe non esserci, chi lo sa, chi vivrà vedrà, non mi dispiace che non l'abbiano messo, eh, però devo dire la verità perché in questo caso, come dire... Abbiamo più possibilità di indirizzare meglio le nostre Dream Ball. Caratteristica classica di tutti i, i banner Super: quindi in questo caso Super Dream Collection. Eh, due banner distinti con due nuovi giocatori: da una parte Roberto De Buffer di tipo tecnico, dall'altra Misaki Ultrascudo di tipo. Di tipo resistenza. Con Roberto ci sono anche Tiger Baran e Steen Cliwort. Con Misaki, invece, non ho la minima idea. Oh, sicuramente Brian, e fino a lì sono d'accordo. E l'altro dovrebbe essere un difensore blueno, se non ricordo male. Apro la notifica per essere sicuro di non dir cavolate, sì. Eh, blueno. È un po' una vigliacata, eh. Devo dire la verità: quella di non aver messo i due olandesi insieme, però. Ah vabbè, raga, così a se vi pare. Rinnovato il mercato delle Dreamble, in realtà non c'è nulla di nuovo. Hanno rimesso eh, le maglie della formazione giappone giapponese dei, dei samurai e le tecniche, naturalmente per Misaki e le tecniche di Roberto, come sempre. Eh, una cosa buona, tra molto tra virgolette, perché buona non è proprio il termine più corretto. Comunque, una cosa buona di queste due di questi due banner super eh, Dream Collection è che hanno ottenuto sia il PT System che la Formula 3 più 1. Facendo un rapido conto, per portarvi a casa sicuramente il giocatore che volete utilizzando il PT System, vi serviranno 1150 Dream Ball. Che, ok, sono un botto. Sono oggettivamente un'esagerazione per una Dream Collection. Però sempre meglio delle 1.300 dei PT System normali, perché è una buona notizia? Non tanto per la Dream Collection in sé, ma perché a questo punto non c'è veramente nulla che non faccia pensare che possano mantenere eh, la stessa tipologia di PT System anche per il Super Dream Fest di fine mese. Hanno tolto i punti scambiabili, hanno messo le medaglie, ma sostanzialmente la solfa è quella ragazzi, vi servono 300 medaglie per portarvi a casa un giocatore, ogni giocatore che voi pullate vi dà una medaglia... Ergo, dovete pullare 300, 300 giocatori. È molto semplice come cosa, sono 30 estrazioni. E sfruttando appunto le, le, le estrazioni gratuite del, eh, del, del, della Super Dream Collection, ogni tre multi ve ne dà una gratuita. Con 1150 ball potete scegliere chi portarvi a casa. Io credo che con 1150 ball possiate trovare tranquillamente chi cercate anche ben prima di arrivare al PT System eh, per quello che mi riguarda io sì probabilmente un giretto da Roberto lo farò ma non lo farò in questo video lo farò nella prossima live prossima live che non sarà stasera venerdì non sarà neanche domani perché domani c'è la Dream Championship ci sono le finali della Dream Championship che tra altre cose se non ho sbagliato a capire dovrebbero essere trasmesse anche dal buon dal buon Fabio, quindi domani comunque sarà una giornata per quello che riguarda eh, le live di Cattazo Basa, bella piena. Eh, penso di farla domenica, non so dirvi ancora di preciso a, a che ora. E come vi dicevo prima, un giretto su Roberto me lo faccio. Non tanto per Roberto, devo dire la verità, più per Tiger Barani. Più per Tiger Baran che per Roberto, e, però se poi dovesse uscire anche Roberto a questo punto, che dire, mi toccherà farmi anche un giro, un giro sulla Turesa, Saranno 10 ore eh, di live, quelle di, quelle di domani per la Dream Championship, per le finali della Dream Championship. In bocca al lupo naturalmente ai tre ragazzi italiani, in bocca al lupo anche a tutti i, i, i miei colleghi, tra virgolette, youtuber italiani e stranieri che decideranno. Che, che sono stati scelti per trasmettere l'evento su YouTube. E concludiamo come sempre con la consueta analisi dei nuovi giocatori. In questo caso recupero anche i due brasiliani che sono usciti lunedì, però vado per ordine in base a come mi vengono proposti. E in questo caso il primo è questo nuovo Misaki, centrocampista offensivo, solo centrocampista offensivo. Um, di tipo resistenza del Rising Sun quindi, questa maglietta celebrativa viene considerata maglietta del Rising Sun. Dal mese prossimo, probabilmente gli cambieranno la maglietta e gli metteranno la maglietta del Rising Sun classica del gioco. Uh, 1221 punti di stamina. Ve lo dico perché in questo caso c'è il mio faccione uh, che, che copre tutto. 29.000 punti quasi spaccati d'attacco, suddivisi in 9.900 di dribbling, 9.900 di tiro e 9.100 di passaggio. Fa bene tutto. 21.800 di difesa 8.300 di contrasto 9.100 di, inter di intercettazione e anche nella forza fisica 21.000 punti la cosa più debole tra virgolette che ha è la velocità con 6.400 punti potenza e maestria superano tutte e due i 7.200 punti 7.300 per, per la potenza abilità di squadra grande risveglio dei giocatori giapponesi giocatori giapponesi con tutti i parametri più 20% combinazione con Tsubasa con Tsubasa nella stessa squadra cosa che credo che avrete sempre chiunque chi chiunque pulla questo Misaki giocherà con Subasa anche perché comunque negli ultimi mesi sono usciti tipo 227.000 versioni diverse di Subasa è impossibile non averne uno da utilizzare comunque con Subasa nella stessa squadra parametri più 20% è un bonus praticamente fisso per tutta la partita a meno che tra primo e secondo tempo non togliate Subasa e allora tanti saluti un nuovo tiro singolo per lui salto 1-2 al volo è considerato un tiro raso terra 510 punti di impeto ha anche coppia d'oro da effettuare con Subasa qualora vi servisse un ulteriore incentivo per giocarlo assieme a lui e ottimo dribbling artistico di tipo A naturalmente va completato con altre 14.000 tecniche eh, legame Legame, con troppi giocatori di tipo resistenza, non necessariamente giapponesi, i parametri di tutti i giocatori della squadra più 4%, soprattutto sto mega scudo, lo scudo di Captain America praticamente, riduce del 5,5% i malus ai parametri dei giocatori alleati, considerando che al momento, considerate che al momento il, il, il malus maggiore per un personaggio debuff presente in game, vado a memoria, correggetemi se sbaglio, ma credo che sia... Un, un 3 e mezzo. No, ok, ci sono anche quelli che ti danno 5, tipo Blueno, ci sono quelli che ti danno 6, come Alberto dei Mondiali Under 20, però in media quello che lo usa come legame. Quelli che usano la, il debuff come legame ce l'hanno sul 3,5%. Lui è un 5,5. ,5, ti copre praticamente quasi due giocatori da solo con quello scudo. E credo che lo renda. Solo questa cosa già lo rende veramente un giocatore interessantissimo. Non bastasse buono vittoria del contrasto, se vinci un contrasto, tutti i parametri più 10%. Massimo una volta, ergo se lui vince un contrasto, considerando che il 20 se già se lo piglia da Tsubasa prendete quelle statistiche e maggioratele del 30%. Se gli passate anche il balenante di Raggio, vero che il balenante di Raggio richiede anche una buona versione di Yuga e al momento c'è solo la Dream Collection. Tra 21 giorni probabilmente ce ne sarà anche un'altra. Però al momento, forse l'unica buona è la Dream Collection. Ma se passate anche il balenante di Rashu e riuscite a metterlo in buona posizione dopo aver saltato un uomo per tirare, questo qua veramente vi buca anche la batteria del cellulare. Potenziamento del range del movimento dei passaggi 1-2, più 50%. Se gli riesce l'1-2 sulla tre quarti, arriva praticamente libero e indisturbato in bocca al portiere. Annullamento del sigillo, annulla fino a due sigilli delle abilità speciali che ha subito. Ergo, non dovrete necessariamente insegnargli una doppia tecnica per paura che una nello specifico vi venga in qualche modo bloccata. È un bellissimo, bellissimo, bellissimo giocatore. Forse l'unica cosa che personalmente un po' mi lascia, non dico perplesso, ma, ma un po' me. È, è, è la questione del colore perché al momento mettere giù una formazione. Io penso sempre a una base: 5 giocatori giapponesi di tipo resistenza, ok. L'ultimo Tsubasa del Barcellona, ok. Lui, però altri veramente, 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 veramente OP. Al momento non me ne vengono in mente. Sicuramente ne usciranno nei prossimi mesi. Ma se fosse stato di tipo tecnico, diciamo che forse ci avrebbero reso le cose un pochettino più facili. Faccio un po' di ping pong e passo al banner dei brasiliani, iniziamo con Big House Casagrande, eh, difensore di tipo tecnico, anche lui del Rising Sun, quindi comunque anche questa maglietta è considerata Rising Sun, 1114 punti di stamina, 17.8 in attacco, nulla di che, 6.000 di Dreaming, 6-8 di passaggio, 30.000. In difesa supera i 10.000 punti su tutte le statistiche difensive, quasi 10.300 per il contrasto, 10.100 per il blocco, 10.000 per l'intercettazione. In difesa spicca soprattutto per potenza, direi abbastanza in linea col personaggio, il che lo rende principalmente un bloccatore, ma ha comunque più di 6.000 punti sia sulla velocità che sulla maestria, ergo dovrebbe essere buono a fare tutte e tre le cose. Lui ha anche un bonus molto buono a palla alta. attenzione perché questa cosa... Si fa sentire quando lui deve bloccare i tiri su pallalta. Non è una cosa da sottovalutare. Super solidarietà, se ci sono 5 più giocatori non giapponesi tipo tecnico, tutti i parametri, 23%. Potenziamento della tecnica speciale, tutti, tutte le tecniche speciali, potenzia più 20%. Si dice sempre che in genere questi giocatori secondari non abbiano delle tecniche speciali veramente forti. Ecco, con questa sua passiva lui va a ovviare. Proprio tranquillamente a questo problema Ha già un'intercettazione e un blocco di tipo S Gli va passato necessariamente un contrasto che c'era solo di tipo A E viene fornito anche con un passaggio di tipo A Legame, se ci sono due più giocatori non giapponesi di tipo tecnico Parametri di tutti i giocatori della squadra 3,5% Non altissimo ma neanche bassissimo Un buono scudo anche lui del 4% Riduce quel 4% in base ai parametri dei giocatori alleati Quindi anche lui... Un bello scudiero, non c'entra niente lo scudiero, lo so, però mi piaceva utilizzarlo come termine. Killer del tiro contro i tiri, esclusi quelli su palla alta e bassa, quindi contro i tiri da sotterra, parametri più 12%, killer del tiro a palla alta, contro i tiri a palla alta, parametri più 10%. L'unico modo che c'è per non fargli attivare nulla è, è andare con un tiro a palla bassa. Un tiro a palla bassa, effettivamente, lui non attiva nulla di tutto questo. Fermo restando il fatto che già le sue statistiche, anche senza bonus vari, non è che facciano proprio schifo, eh. Ha un 2% in meno rispetto ai tiri da sotterra. Eh, pardon, rispetto ai tiri a palla alta verso i tiri a raso terra però come abbiamo visto prima ha anche il bonus molto buono sui tiri a palla alta e questo va a incidere anche su questa cosa annullamento del sigillo annulla fino a un sigillo delle tecniche speciali che ha subito quindi anche in questo caso non dovreste preoccuparvi più di tanto di insegnargli doppie tecniche difensive perché non dovrebbe bloccargliele praticamente nessuno a meno che da qui a breve non escano attaccanti col doppio sigillo e allora lì effettivamente la solfa cambia tutta, però per il momento il problema non si pone Rizzompiamo la Dream Collection con il nuovo Roberto. Eh, lui non è del Racing Sun, ovviamente, lui è Brasile leggendaria. E a proposito delle, legge a proposito delle leggende del. ce la puoi fare, Luca giurato barde. A proposito delle leggende del Brasile. Chissà se mai un giorno latentizzeranno anche Robinho, Rivaldo e Ronaldinho. Eh, hanno fatto solo il Real Madrid e il Barcellona ragazzi, la Juve e le leggende del Brasile se le sono completamente dimenticate, sì lo so, problemi di copyright, sono stato io praticamente il primo a dirvi questa cosa, però, mazza. Adesso un po' si fa sentire la mancanza. Ad allora, ogni modo, torniamo al nostro Robertone, il Milfanter Centrocampista offensivo e attaccante di tipo tecnico. 1200 punti spaccatissimi di stamina, 30.009 di attacco, supera i 10.000 punti di tutte e tre le cose. Come casa grande ma in versione offensiva in questo caso: 10.100 di dribbling, 10.100 di passaggio, 10.700 di tiro. In difesa, tutto sommato comunque, 7.3 di contrasto e 7.8 di intercettazione. Vabbè, sono abbastanza standard per il metodo odierno, 21.000. 100 punti di forza fisica. 6 e 2 di velocità. 7,8 di potenza. E 7.000 tondi. Eh, di maestria, abilità di squadra più 20% ai giocatori non giapponese. Colpo dell'incendio, minore la stamina, maggiore la potenza delle tecniche speciali fino a un massimo del 25%. Quando si stanca, questo tira veramente delle cartelle siderali pazzesche. Ha anche lui un nuovo tiro rasoterra singolo, un nuovo tiro rasoterra più forte di Roberto. Che non perde la sua impetuosità, anche se usato da una grande distanza. Tiro a lungo raggio, 510 punti di impeto. Eh, ha un passaggio guidato aereo. Che è. Eh, comunque una buona, una buona tecnica di passaggio da 455 punti e il dribbling sudamericano gli va insegnato naturalmente un dribbling di tipo, eh, di tipo S e gli va insegnato ovviamente una tecnica di 1-2 che non dovete aver paura ad utilizzare perché come spesso capita la club quando mette colpo dell'incendio poi nelle abilità latenti mette anche determinazione quindi se hai almeno un punto di stamina puoi usare le tecniche speciali alla loro normale potenza ricorda vagamente Tsubasa Super Dream Fest dell'anno scorso siamo su quella falsa riga. Legame con due più giocatori non giapponesi di tipo tecnico, parametri di tutti i giocatori della squadra più 2% e sempre con due più giocatori non giapponesi di tipo tecnico, parametri della squadra avversaria meno 4,5%. Stavo dicendo prima qualcosa in merito al fatto che il singolo debuff massimo fosse 3,5%, esclusi quelli di, appunto, dicevo, Blueno e di, e di Alberto, arriva subito lui a piazzarmi questo 4,5% sui denti. E Bella Robertone per una squadra debuff, secondo me lui è un must have. Giocatori brasiliani, parametri più 2%. Quindi questo 2%, in realtà, con qualche giocatore diventa 4. Intanto con lui stesso, e già non è una brutta cosa. E poi con l'ultimo signorino che ho tenuto proprio per la fine. Uh, per la fine del video, infine sigilla una tecnica speciale dell'avversario con cui avviene il contrasto, con gli ultimi difensori, ok tanti degli ultimi difensori hanno antisigillo quindi questa cosa potrebbe andare più o meno bene, tanti altri difensori che non hanno antisigillo ormai utilizzano sempre due tecniche difensive dello stesso tipo, però è difficile trovare uno che ha due blocchi, due intercetti e due contrasti, se quella tecnica, uh, se quella tecnica, se mh, se con l'abilità latente va a buon fine, vi suggerisce già praticamente lei cosa dovete fare quando lui ha la palla tra i piedi. È un bellissimo giocatore Dream Collection Devo dire la verità: a me veramente piace tanto, tanto, tanto. Ma il vero capolavoro a sto giro, per me, per me il vero capolavoro a sto giro l'hanno fatto con, con Naturezza. Con questo Naturezza del Rising Sun, 1284 punti di stamina. 26,9 d'attacco, 22.000 di difesa, 20.000 di forza fisica. I suoi 10.000 punti di tiro li passa anche lui, con 7.000 di potenza, che male non fa. Comunque 8400 punti più o meno, ce li ha sia di passaggio che di dribbling. E ha più di 8.000 punti, anzi, 8.400 di intercetto e 8 ,6 di contrasto. Anche a livello difensivo è una bella. Bestiolina. 6 e 4 di velocità, 7.000 di potenza, come dicevo prima. E 6, ,6 di maestria. Bonus palla alta buono. Bonus palla bassa, buono. Super solidarietà se ci sono 5 più giocatori non giapponesi, tipo resistenza, tutti i parametri, più 23%. Colpo vigoroso, maggiore la stamina, maggiore la potenza e tecniche speciali massimo 20%. Pronti via. Lui a queste statistiche, si becca queste tecniche speciali e gli dà un 20% di boost. Quindi una perfetta combinazione di statistiche alte e tecniche molto alte in questo caso. Tiro guidato volante a due stadi dovrebbe essere il tiro a palla bassa più forte che c'è per natura. L'altro è il pallonettino, quello... Bellissimo da vedere per carità Però un po' più debole di questo rovesciata, volate, rovesciata volante guidata Tiro palla alta Il più forte anche in questo caso che c'è per naturezza Anche perché non credo che ne abbia altri almeno sinceramente non me li ricordo Gli va insegnato un tiro rasoterra Però vabbè con tutti i naturezza che sono usciti negli ultimi periodi Non dovreste avere troppi problemi neanche in tal senso Io personalmente gli insegnerei anche delle tecniche difensive Soprattutto se lo volete usare come centrocampista offensivo Oddio come centrocampista offensivo per me è un po' È un po' sprecato, eh, visto che andrebbe utilizzato al massimo per fare gol e subito quando è pieno. Pieno di stamina però all'occorrenza Si può usare anche come Centrocampista difensivo il bonus Si applica anche sulle tecniche difensive E con quelle statistiche ragazzi Con quelle statistiche fa molto bene Anche in fase difensiva Due più giocatori non giapponesi tipo resistenza Parametri di tutti i giocatori più 2,5% Con due più giocatori non giapponesi Tipo resistenza parametri della squadra avversaria Meno 3,5% In combo con Roberto veramente Questi, questi reggono l'attacco Di una debuff da soli e e fanno, secondo me, veramente il devasto. Bonus potenza tecnica speciale. Tecnica speciale di tiro. Potenza più 10%. Credo, tutte le tecniche speciali di tiro. Palla alta, palla bassa e rasoterra. Tecnica speciale di tiro: Consumo di stamina ridotto per le tecniche speciali meno 20% che ci aiuterà a mantenere il suo bonus quanto più forte possibile per quanto più tempo possibile. Annullamento del sigillo: Annulla fino a un sigillo delle tecniche speciali che ha subito. Anche qua, come prima, buona perché non dovete pensare, non dovete scervellarvi di andargli a insegnare due tiri di un tipo piuttosto che due tecniche eh, di un altro. Ora consigli generali: consigli generali. Per uno che vuole pullare o qua o alla Dream Collection, io vi devo dire la verità, secondo me questo banner complessivamente rimane migliore, perché con 220 Dream Ball qui avete la certezza matematica di portarvi a casa uno fra Natureza e Casa Grande. È vero, con Natureza, l'ho detto prima, hanno fatto un capolavoro, ma Casa Grande non è una pippa. Ok, so che i giocatori con lo scudo al momento non vengono ancora visti proprio di buon occhio come quelli che hanno dei bei buff o come dei bei debuff. Ci sta, ci sta. Però piano piano stanno venendo su anche delle belle formazioni. Con, con gli scudi, dei bei giocatori con gli scudi. E considerando anche il continuo aumentare delle squadre dei buff, avere qualche giocatore del genere schifo non fa. Oltretutto, come dicevo prima: Casagrande comunque male che vada, è veramente un ottimo difensore. Gli manca forse giusto l'auto intercetto. Per essere il mio archetipo di difensore perfetto, però è comunque un, dif un difensore con i controattributi. Se poi prendete Natureza, ragazzi, Natureza ok, è la punta di diamante per un'eventuale squadra debuff. Ma secondo me ci sta benissimo anche nelle squadre, nelle squadre non debuff, perché con quelle statistiche, con quelle caratteristiche, veramente pronti via. Cre credo che lui apra tutti i portieri del gioco. Forse solo Salinas, forse solo Salinas potrebbe riuscire a, a contenerlo bene per, per una questione di colore più che altro. Ma a Muller. Lo a full stamina lo apre al primo tiro. A Ken, se poi lo mettete centrocampista offensivo, a Ken proprio lo polverizza. Eh, non ha tecniche combinate, quindi fa fuori anche Richard. E boom, i tre portieri credo più utilizzati del gioco. Tre dei quattro portieri più utilizzati del gioco in questo momento, vengono, se li mangia praticamente eh, a colazione. Quindi, se volete proprio pullare e siete indecisi tra questo banner e la Dream Collection, se avete poche Dream Ball, io vi consiglio questo banner. Perché io parto prima dalla Dream Collection? Perché come vi dicevo prima io sostanzialmente non è che vado a pullare per Roberto. A me piacerebbe più che altro portarmi a casa Tiger Bran. Perché la versione che ho io, quella normale, quella che hanno appena latentizzata, sì, è vero che con Snyder fa ha il suo perché, però è un birillo. Sostanzialmente è un birillo, quindi mi servirebbe un Tiger Bran migliore. Se poi dovesse capitarmi anche Roberto... Mi vedrò costretto. Che faticaccia che, che fat veramente! Che sacrificio a provare a trovare anche questa naturezza consapevole del fatto che se anche non lo trovo, ma che vada mi porto a casa a casa grande. Che schifo! Che schifo non fa. Ok, chiuso tutto. Vi ho già detto che la live questa sera non c'è, la rimandiamo a domenica. L'orario giusto poi ve lo comunicherò su, su Telegram. Il link per il mio canale Telegram lo trovate sempre in descrizione al video. Vi ricordo sempre che non è un canale Telegram di botta e risposta, quindi non vi arriveranno a 687 notifiche al giorno vi arriveranno solo le mie notifiche riguardanti il mio canale una volta ogni mille mila secoli quando avrò qualcosa da, da comunicare buona per oggi è tutto ragazzuoli vi ringrazio ancora per, per avermi seguito ci vediamo in live domenica contemporanea twitch e youtube pace belli alla prossima